Pasqua per molti significa anche tamburriata. La storica tradizione giulianese di canti, suoni e balli torna anche quest'anno con gli appuntamenti delle paranze. Si parte domenica con la benedizione dei carri, lunedì invece il pellegrinaggio al santuario della Madonna dell'Arco, mentre martedì è il giorno della Pasquetta giulianese. A suon di siscariello, tamborra, tricche, ballacche e nacchere, le paranze di Giuliano con i loro carri in vari punti della città festeggiano la Pasquetta. La paranza Mezzone domenica benedirà il carro presso Campania Car, martedì invece stazioneranno presso l'Hotel Emilia a Lago Patria. Domenica ci sono la benedizione dei carri, le vecchie carrette, prima si chiamava. Lunedì andiamo a Madonna dell'Arco, andiamo a fare il nostro dovere, che i carretti e i carri si fanno per chiamare Madonna dell'Arco, che servono per pellegrinaggio, portavano, trasportavano i battenti, che non volevano a piedi e in coppa a carretti. Quella è la vera tradizione. Un lunedì, quando torniamo il lunedì, andiamo a fare una ballata, una tamburriata, andiamo a parete. Il martedì viene proprio da sciampagnata tra Osisco, Tamburra, la siscarata giulianese, a Lago Patria. Quella è la vera, come è nata la storia di Siscariel, che è nata in coppola Laghi Patria. La zona quest'anno è sempre ancora più unita dei ragazzini, bambini, piccolini, perché crescono sempre. E cioè io ci ho fatto pure questo disegno come Angelo Custode di portare la tradizione avanti per i bambini. Cioè ho dimostrato quest'angelo, ci ho fatto tricca ballac, o tamburo per padre P, e Naccarella, io si scrollo la chi padre che è nato. E poi ci stanno i mattienti che vanno alla manonnina, la vera tradizione. La paranza d'Alterio invece darà il via ai festeggiamenti domenica in via Santa Caterina da Siena, mentre martedì saranno alla Caravella a Lago Patria. Noi dobbiamo mantenere sempre la tradizione, perché mantenendo la tradizione non si finisce mai la tamburiata, però ci deve essere rispetto, educazione, non si devono fare brutte figure. Io per fortuna tengo una bellissima paranza, sono 56 persone. E ad Amoriate è fatto così: prima la domenica della benedizione del carro, viene padre Antonio qua sopra i monici, viene a fare la benedizione e poi dopo incomincia la tamburriata. Appresso la tamburriata ci stanno a cantare, ci sta la fava fresca, ci sta la ventresca, ci stanno i casatil, è tutta roba che si prepara per fare questa bellissima festa qua, la domenica. Il lunedì siamo diretto alla Madonna dell'Arco. E poi la sera chiudiamo la serata a parete il lunedì. Martedì ce ne andiamo alla Caravella. Alla Caravella, là, ci mettiamo, ci mangiamo a bagnare, facciamo per i placchi maccarone, salsiccia, fava fresca, faletta, capocuola, vino rosso. E poi la sera facciamo il corteo per Qualiano. Per il secondo anno sarà presente anche la Gioventù Giulianese, paranza formata da giovani che a via Casacelle terrà la benedizione, mentre martedì suonerà e ballerà a Barcaturo al Lido Le Canarie. Dalla passione fin da piccoli, che andavamo con Quattarola, con Giovanni Pennacchio, e ad un certo punto abbiamo deciso di fare un carro solo lui, tutti i ragazzi. Domenica di Pasqua la sera facciamo l'inaugurazione, il lunedì andiamo al santuario della Madonna dell'Arco. Il martedì stiamo a Barcaturo, mercoledì in settimana usciamo per Giuliano, eccetera, per fare tappe che ci hanno invitato, e domenica stiamo a Villa di Briano. L'anno scorso il tema era il castello, quest'anno il tema è sempre il castello, ma l'abbiamo modificato un po' con un po' di colori più vivaci e accorgimenti diversi. La paranza Quartarola benedirà il carro in via Libero Bovio e martedì sarà a Lago Patria ai Bagni Giulia. Passando col tempo l'abbiamo rinnovato, dai cavalli abbiamo passato ai trattori, passando anche del tempo abbiamo fatto anche la struttura di così, con la stoffa sotto tutta modellata.
L'inaugurazione proseguirà a via Libero Bovio, direzione, diciamo, postazione Selezione. Lunedì mattina alle 7.30, partenza per Madonna dell'Arco. Martedì mattina, partenza per Lago Patria, postazione Bagni Giulia. La tradizione che ogni anno facciamo tortani, pastiere, come da tanti anni. Qua mio nonno fece il forno proprio per la tradizione di Pasqua, per infornare le pizze, tortani, casa, tutte queste cose qua per andare a mangiare alla Madonna dell'Arco. La Paranza Pistola domenica benedirà il carro in via Pagliaio del Monaco, mentre martedì sarà alla Zanzara d'Oro sul Lago Patria. Domenica di Pasqua, verso le ore 18, per tutti gli amici, per tutti i nostri compagni, per farci un grande saluto, un grande augurio per tutti il mondo, per tutta la pace di Dio. Lunedì mattina andiamo a Piazza Annunziata per vedere i battenti, poi dopo andiamo a Madonna dell'Arco per fare il nostro dovere. Martedì ci aspetta a braccia aperte la grande Zanzara d'Oro vecchia, quindi praticamente ci accogliono tanti amici che ci vengono a trovare, e chi vuole pranzare con noi non ci sono problemi per tutti. Da di quest'anno, di questo carro, che i ragazzi l'hanno messo a suolo e l'hanno ripreso un'altra volta da capo. E quindi praticamente sono stato fatto rinnovato tutto il carro, sia come pitture, sia come colori, sia come legno e sia come tutto.